Non sono ingiusto, ma nemmeno coraggioso. Oggi mi hanno fatto vedere il loro mondo. Ho visto solo il dito, tutto insanguinato. Allora in fretta ho detto che era di mio gusto. Sopra la testa un manganello, davanti a me il mondo. Mi sono soffermato tutto il giorno a osservare. Ho visto che i macellai sanno scannare. E alla domanda «Ti piace?» ho risposto «Sì, mi piace». Da allora ho detto sì a tutti. Meglio vile che morto. Solo per non cadere in quelle mani. Ho approvato ciò che approvare non si deve. Ho visto il latifondista speculare sul grano e gente macilenta levarsi il cappello in sua presenza. Circondato da cervelli fini, ho detto a voce alta: «Forse è un po' caro, ma senza dubbio è buono!» E quegli imprenditori? Gliene basta uno su tre e lo sfruttano a dovere. Ai non selezionati ho detto: «Quelli dovete supplicare, di economia, io non capisco un H!» Ho visto i loro militari. Progettavano guerre di conquista, ma per vigliaccheria nessuno li fermava. Sono sceso dal marciapiede e ho detto, temendo il peggio: «Giù il cappello! Quelli sono geni della tecnica!» I deputati all'affamato elettore assicurano che tutto andrà a gonfie vele. Io li considero buoni oratori. Dico: «Non hanno mentito, no, si sono sbagliati!» Ho visto gli agenti, rosi dalla muffa, muovono un'enorme ruota a tingi liquame. Per un salario da fame pestano e prendono a pedate. Propongo che gli si aumentino le paghe. Non se ne abbiano a male i poliziotti. Sia a loro che ai signori in tribunale porgo uno straccio per le mani insanguinate. Voglio che sappiano, non li rinnego. Nemmeno i giudici che difendono la proprietà e sotto il tavolo nascondono la scarpa sporca di sangue. Voglio, poiché non posso, offendere. Ma se non lo faccio, non so quello che faccio. Dico, i signori non si possono corrompere a osservare la legge e amministrare la giustizia. Mai! E con nessuna cifra! Chiedo, questa cos'è se non incorruttibilità? E a qualche passo da me vedo dei teppisti pestare bambini, donne, anziani. Ma poi mi accorgo, hanno i manganelli. E capisco che teppisti, certo, non sono. La polizia che lotta con la povertà per evitare che la miseria ci sommerga è molto indaffarata. Se dai furti mi protegge, per lei do anche la camicia. Avendo dimostrato ormai che sono inoffensivo, spero di essere trattato con indulgenza se mi schiero con loro che sui giornali pubblicano le loro atrocità. Con i giornalisti, usando il sangue delle vittime, scribacchiano. Non sono stati gli assassini. Vi porgo le pagine fresche di stampa e dico, il loro stile però è buono. Leggetele. Il poeta ci fa leggere la sua montagna incantata. Ciò che, per soldi, dice, lo dice con perizia. Ciò che, gratis, tace, la verità sarebbe stata. Vi dico, quell'uomo è cieco e non corrotto. Quel mercante là che implora i passanti, sono io a puzzare, non il mio pesce. Quello non mangia certo pesce marcio. Devo tenerlo buono, chissà che non mi venda. E al tizio pustoloso che con soldi rubati si compra una ragazza, stringo la mano, con cautela ma anche con calore, gli sono grato, in fondo la mantiene. Dei medici che come i pescatori il pesce piccolino abbandonano l'ammalato bisognoso, non posso fare a meno, inerme, mi abbandono in sala operatoria. Gli ingegneri costruiscono la catena di montaggio che agli operai sottrae ogni linfa vitale, li ammiro. Per il trionfo della tecnica, a commuovermi profondamente è la vittoria dello spirito. Ho visto gli insegnanti, poveri bastonachiappe, educano i bambini a loro immagine. Sono stipendiati dallo Stato, altrimenti morirebbero di fame. Che nessuno me li tocchi! E vedo bambini. A 14 anni sembra che ne abbiano 6, ma parlano come vecchi. Dico, le cose stanno così. Ma alla muta domanda sul perché rispondo... non lo so. I professori con belle parole giustificano le azioni dei loro committenti, parlano di crisi economica, non di omicidio, però non me la sento di condannarli in toto. La scienza, fonte di sapere sempre nuovo, perfetto per aumentare i nostri guai, sia venerata come la nostra religione, fonte di ignoranza, a sua volta venerata. Non aggiungo altro. Voglio bene ai preti. In guerre e carneficine tengono alta la fede nel divino amore e nella provvidenza. Non dimenticheremo mai quel che hanno fatto.
Ho visto il mondo lodare gli strozzini e Dio, sentito la fame urlare, dateci qualcosa, dateci qualcosa. Ho visto grasse dita levarsi verso il cielo e allora dico, avanti, lassù qualcosa troverete. Si dice che taluni clinocefali, usciti tempo or sono dall'apis di George Grosch, l'amico, siano in procinto di sgozzare l'intera umanità. Il progetto ha tutta la mia approvazione. Ho visto gli assassini e anche le vittime. E privo solo di coraggio, ma non di pietà, ho visto gli assassini scegliere le vittime e ho esclamato, lo approvo, nel modo più assoluto. Ecco, vedo avanzare in fila i macellai. Vorrei gridare, fermatevi, ma poi, sapendo degli sbirri con le orecchie tese, urlo a piena voce, Heil! Nemica di miseria e abiezione, la mia arte ormai ha perso ogni suo slancio. Ma il sudiciume del vostro sudicio mondo non esiste, questo lo so, senza la mia approvazione.